Monsignor Cesare Nosigli, arcivescovo di Torino, esprime il suo augurio per le feste natalizie e per l'anno nuovo. C'è un bel episodio nel tempo di Natale, che sono i re magi che vanno a incontrare Gesù. Questi re magi sono di paesi diversi, sono di religioni diverse, ma camminano insieme perché hanno un obiettivo comune. Io faccio gli auguri che tutti camminiamo insieme, al di là delle nostre differenze, al di là delle nostre separatezze che a volte costruiamo gli uni verso gli altri, ma che sappiamo riconoscere in ogni uomo, in ogni persona, anche se è di un paese diverso, di una religione diversa, ecco qualcosa che ci unisce. Ci unisce la ricerca della verità, la ricerca dell'amore, l'impegno di vivere e condividere anche ogni giorno la giustizia e la pace, soprattutto verso i più poveri e sofferenti. E aggiungo anche un invito, l'invito a guardare un po' in alto qualche volta, perché i magi vanno dietro una stella. Per vedere le stelle bisogna guardare in alto. Abbiamo sempre gli occhi bassi, vediamo sempre i nostri problemi, le nostre difficoltà e non ci rendiamo conto che ci sono delle luci che possono illuminare il nostro presente e il nostro futuro. Una luce è certamente quella che ci richiama a vivere l'amore, a vivere la concordia, a vivere l'unità. I magi sono segni di questa unità, ma tutto è nato dall'aver guardato in alto. E alziamo un po' di più lo sguardo. E allora forse scopriremo che Dio dall'alto ci aiuta a vivere meglio anche su questa terra, tutti insieme. Auguri vivissimi a tutti voi. Il suo augurio per il 2018. 2018 sta per arrivare, sarà un anno certamente bello e significativo e fondamentale per tanti impegni e anche per tante scadenze che noi possiamo avere. Dobbiamo essere ottimisti. Perché? Perché sappiamo che ogni anno comunque almeno i cristiani è anno Domini, è l'anno del Signore, è un anno in cui Dio si manifesterà in modo tutto particolare. I fatti che capitano a volte ci rendono molto nervosi, molto paurosi, sono fatti di violenza, sono fatti di guerra, sono fatti di timore che generano anche paura, ma non dobbiamo temere. Ogni anno che ci viene dato è sempre un dono in più per camminare insieme verso la pace, verso la comunione, verso l'unità. È un impegno, certo, questo, è una responsabilità da parte di tutti, ma quando ci diciamo buon anno intendiamo dire questo, intendiamo cioè lavorare tutti insieme per costruire un tempo dove non ci siano più divisioni, non ci siano più contrasti. È utopistico questo? Può darsi, ma dobbiamo crederci, perché la speranza è l'ultima a morire, si dice. E noi sappiamo che la speranza è quella che ci sostiene. Senza la speranza neanche la fede, neanche la carità, l'amore resistono. Abbiamo bisogno di vivere di speranza. E dobbiamo, ecco, sapere che comunque questa speranza è possibile. È possibile se ciascuno di noi la vive nel suo piccolo mondo, ma anche poi diventa protagonista di un mondo nuovo, mediante l'amore, mediante l'impegno della condivisione di questa nostra terra con tutti coloro che la abitano.